decisamente, si è visto, sono aumentati molto. Questa settimana è stata decisamente la settimana più pesante, fino a stamane ho fatto un lavoro di forza, quindi i carichi sono aumentati. Da domani, da lunedì inizieranno una fase non di velocità, comunque riduciamo i carichi di lavoro in maniera sensibile, perché abbiamo due partite con l'Espagnol e poi a Lanciano, dove bisogna togliere un po' di fatica, dare un minimo di velocità alla squadra. Sì, ha detto a centrocampo, perché l'attacco tutto sommato, anche nella partita precedente, quando muovono la palla come devono, creano sempre situazioni di gioco, di sviluppo decisamente positivi. In mezzo al campo c'è stata qualche miglioramento, una circolazione di palla nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo ne parliamo dopo. E una migliore circolazione di palla, ancora lontani da quello che deve essere uno standard di squadra, però un miglioramento c'è stato. Insomma, non dimentichiamoci, siamo a 10 giorni di lavoro attivo fondamentalmente, quindi questo, la difesa, che è il reparto nuovo maggiormente, ancora non ha test importanti, lo vediamo, qualche sbavatura di troppo l'ho vista, ma sono solo situazioni da poter lavorare e incrementare il lavoro anche lì, che è il lavoro dove personalmente maggiormente mi sto concentrando. Sì, un po' di giocatori fuori ruolo, tanti ragazzi anche, e chi ha giocato un po' di più erano già imballati prima, un po' di stanchezza. Però è proprio lì che io vorrei vedere i miglioramenti, perché quando si è stanchi bisogna usare il cervello maggiormente, bisogna tenere il campo bene e non sprecare energie per nulla. E invece chiaramente tutti volevano strafare, gli attaccanti giocare quasi da soli e sviluppi sicuramente molto, molto meno. No, primo tempo c'è stata una buona fluidità, secondo tempo nulla e quindi molto poco. Secondo tempo decisamente da rivedere, così, per quanto può valere queste indicazioni. Invece primo tempo in fase di possesso, tutto sommato, dobbiamo crescere molto, il lavoro degli